punto esclamativo Discord per gente scadere in inferno. No, vabbè, no, vabbè. Sto male. Sto facendo un broccolo, ma non il broccolo che pensate voi. Hello. Perché questo sei qui? A me non serve un palcoscenico come Twitch o queste stronzate qua per avere fama. Me l'hanno detto tutti che sono un mostro da palcoscenico, più menti di quelle che voi pensate. Però è così. Sono schizzato, sono folle, ma la chi lo mette in dubbio questo? Non fare il mitomane. No, no, ma non faccio il mitomane. Come mai non puoi essere definito mitomane? La gran parte della mia vita l'ho vissuta con situazioni del cazzo che mi si sono sbattute in faccia, e la definizione di mitomane è ben diversa da quella che si può usare nei miei confronti, capito? Sì, nei limiti, ho capito, sì. Allora, adesso torniamo un attimo sul punto, se no è un disastro. Dopo la live fatta qui su Discord, in cui abbiamo chiacchierato tranquillamente, sei andato da White Alpha a sparare merda su noi, ma proprio senza freno. Perché? Cos'è successo? Cioè, non ci siamo capiti, forse. Io sono quel ragazzo che è entrato e va detto: oh, regà, perché non parliamo di cose serie? Ma quali sono questi discorsi seri e profondi che secondo te dovremmo trattare al Cerbero Podcast? Sicuramente, dopo essermi espresso con Donna Lee... Donna Lee è serio e profondo. Sto facendo un'angra. Prova a parlare di questo argomento. Vedi se la tua chat è una chat che rimane o rimane solo per i meme, le stronzatine del cazzo. Quale argomento? Pensavo di voi, avevo una stima... Qui dice, Quale argomento? Quell'argomento là, Simo. Quell'argomento. Voldemort. Ah, no, quello che lui ha detto anche alla Iena. Quello che ha detto alla Iena. Quello. Ah, ok. No, sì, l'ha detto prima. Scusa, non avevo capito io. Non ho capito cosa state dicendo, cioè... Giustamente, dovete essere più chiari, così me lo confondete. È stata un frisciglià. E quindi non parlate di un bimbo minchia, parlate di qualcuno... Che bello, è tutto Vascatti. Parlate di qualcuno che veramente conta. Tutte le tue live non sono altro che una diarrea verbale di un'ora e 45 minuti in cui non si capisce un cazzo! Non c'è un punto, non c'è una fine, è una cosa che va avanti e tu dici la vita, questo è quell'universo, quell'altro, in realtà non dici niente, nulla. Hai ragione, ma sai che cazzo fai così, che pure tu fai questi discorsetti? Tu stai paragonando i miei discorsi avanguardistici alla tua monnezza. Posso fare una domanda? Ma di che cazzo stiamo parlando? Qual è il fulcro della situazione? Con Mr. Nice non c'è mai, sì. Perché Eric si è lamentato col Cerbero e ha chiesto un confronto da tot tempo? Stavi parlando di te stesso in terza persona. Buonasera, il presidente che parla. Io non ho mai detto ste frasi, Marrai, sono il top villain. Ma svegliati, cazzo. Se fossi top villain avresti un Oscar in casa, secondo me. Oddio. Io non sono mica grosso perché vado in palestra, perché tengo questo in mano tutti i giorni, cazzo. Altro che il flex dei lingotti de Saba, Ercolo. Madonna. E quanto ha pesato 10 kg davvero, cazzo? Pensa che pesa di più quello. Il Cerbero ti ha pure aiutato a darti visibilità, però tu ne vuoi fin troppa. Bravo, Vito! Tu sei andato da gente che quella è realmente, veramente cattiva. Era tutto un piano per infamare White Alpha. Si è staccato il microfono. Adesso che muto, doppialo. Io sono Mr. Nice. Quando parlo io, dico soltanto verità assolute. Hai capito, testa di cazzo? Tu dubbi, stammi a sentire adesso. Veramente mi fa incazzare, eh? Poi Andrea, veramente tiro fuori la pistola. E intendo la pistola verbale, eh? Realmente qualcosa di sensato. Puzzi di cringe, Mr. Nice. No, troia. Ce ne vuola, eh. Tu vieni qua a insozzare puntualmente le live Discord per puro egocentrismo. Non la seconda volta che entro. Ne fanno per mille. È amico di White House. Altro capo stipite del cringe. Chio. No, quel che ti sta a fianco. Tu, Vito, quindi, non ho capito. Ragazzi, la mia poliedricità sta facendo un dipinto su di voi. Zoom. Oh! Ma come un dipinto su noi? Come fa a essere così scordinato? Oddio, no! Oh, Tribute!
Ma che cazzo è? Grande Lebowski che dipinge con il polpene. Wow, che umorismo, mamma mia. Mi serviva una serata dopo tanto tempo, perché io non esco mai, perché a me l'essere umano medio mi fa schifo. È proprio qua che non c'hai capito un cazzo, non c'hai capito proprio un cazzo della vita, e ti permetti pure di fare i discorsi. Mamma mia, stai proprio al contrario, stai figliolo. Esci di casa. Non sai perché mi vedi dal basso verso l'altro, perché sono come Dio. Seconda cosa, Luis Kant, dove sei? Breve! Ma vedi che broccolone! È come qua, raga, è come qua! Sembra che ti hanno messo un broccolone dietro, cazzo, quando parli. Quindi anche tu, perché siamo uguali! Aspetta, qual è il vero dei due? Ma queste fantasie, come le elabori? Ah, così, per scherzo, è che in realtà ti devo chiavare per davvero, cioè sono scherzi, sono cose... Vabbè, ti piacerebbe quello. Perché come, diciamo, argomenti di dissing usavi sempre che glielo buttavi al culo, queste cose qua? Perché questo purtroppo viene dalla cultura sudamericana. In Ancora, Sudamerica, con sta cazzatina, ma... È così, è un'offesa greve. Ma voi omofobi, sì! Ma... Esatto, cazzo! Io c'ho un sacco di persone nella mia chat che sono del Sud America, ma se io gli faccio risentire la montagna di stronzate che tu hai detto fino adesso, questi, cioè, penso che si vergognerebbero di dividere l'ossigeno con te, lo sai? Bravo! Se c'era il silenzio era brutto. Però quello che devo dire, Ercole, è che quanti parleranno. Come dice pure l'ospedale dove venite a trovare, così ti portavo i fiori. Buonasera, sono il fratello della ballerina. Greve. Ma chi è sta ragazza che è entrata? Ma chi è? Salve. La ragazza degli screen. Aspetta che vedete su Just Eat ci sono i popcorn, un attimo. È una conversazione privata, la fai sentire live su Twitch. Guarda che se lo segnali lo fanno decollare tempo zero. Ecco, non funziona granché. C'è sta video che segnala White Alf da sei mesi, non ci riesce. Non ti preoccupare, che ci sono altre cose gravi su di lui. Ti vado la Sacra Corona Unita, che cosa? No! Ci sono cose gravi su di lui. Chi è libero dal peccato che esca da questa diretta. Chi è libero dal peccato che esca da questa trasmissione. Chi è libero dal peccato, chi è innocente in tutto. Io ho origini del Montenegro. Il socio Twitch. No, vabbè, no, ragazzi. Il paese. No, veramente. Io lo sapevo, era questo l'intento tuo. Ragazzi, c'è un suo canale. Incazzo, nice. Monte Bianco e il Monte Rosa vanno bene. Aspetta, pure il Monte Bianco è un po' razzista. Una mette una foto con una maglietta scollata e tu dici, questa lo fa per visibilità. Certe cose andrebbero tenute nel privato. Io comunque sono d'accordo con Mr. Nice. Basta con questo esibizionismo sui social, roba scollata. Da ste dette de fuori, basta. Mr. Nice, ma tu cosa? Cioè, sei uno streamer? Io non ho capito. Da che parte stai? Ma anch'io non ho capito. Sono un artista poliedrico. Oh, cliccate la campanella, succhiatemi il cazzo. Non mi interessa, io creo, io macino. A me il frantoio, io ce lo vedrei bene. Guarda che non male. Io ho una cricchica. Pardon? La poliedricità si chiama. Muto! Muto! Sì. Sta parlando Riccardo! Vai Riccardino. Adesso non mi ricordo come è partito. Non so, ricorda nessuno, Riccardo. Allora dico una parola. Sti cazzi di te e mi sa quale palle con le tue filosofie. 90 minuti d'applausi. La cosa buffa è questa, Dave. Tu mi dici a me il talento, ma tu non sei nessuno, bello. E ti posso assicurare... Talento. Che Luis ha chiaramente più talento, te lo dice pure Simone. Convengo. Siamo già due, mo siamo due nessuno. White Alf, secondo te fra i due chi ha più talento? Io non ho mai sentito un pezzo di Mr. Nice né di Luis, sono concorde su una cosa, perché io mi ricordo una mia live. Ha scammato una gag perfetta. Non ha capito nulla, bro. Dai, vieni a fare guantoni anche tu che ne hai bisogno, dai, facciamo un po' di spazio. Ecco, già questo è un avversario più equilibrato. Eric vuole fare il culo a tutti sul web senza usare il web, perciò come cazzo fa? A me serve una sola volta dove dico il mio concetto. Con la prego, silenzio in sala! Vai! La natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia. Infondere ovunque, ok, un po' di gioia.
Cuore ha sempre ragione. La follia è una cosa importante e voi non ne fate parte. Voi vi fate dei creatori, ma non siete creatori. Dovete andare fuori nel mondo esterno, conoscere il pianeta Terra, riconoscere i fiori, tutto quello che ci sta intorno. E poi potete andare sul web a parlare alla gente, a consigliare le cose, perché se siete delle persone che valgono zero, siete zero. Date dei consigli di merda e non servite a un cazzo. Quindi scusami tanto, ma non è un mio problema, non è un vostro problema, è un problema della società. La società è una merda, voi siete basati su questo perché lo fanno tutti. Lo fa Amurat, lo faccio anch'io. Lo fa quello, lo faccio anch'io. Siete dei babbi, siete delle capre, 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 capre. Ha usato io sono quello che si esterna da sta roba. Me ne vado via, però quando posso entro, dico quello che penso e me ne vado. Si fa così, entro, ciao. Troppa festa bianca, scusate questo qua. Troppa festa bianca. Ora, posso dire una cosa? Bravo! Ora che hai detto la tua cazzatina, via dei coglioni! No, io butterei fuori Vito per questa cosa che ha appena detto, perché no, si prende delle libertà che veramente... Questa volta sei caduto in basso. Grazie, Mr. Nice, io... Manca a far così, però. Ragazzi, non me ne frega un cazzo di quello che state dicendo, deve entrare Ray Jackson in chiamata. Raga, io mi sto sentendo in chiamata. Vabbè, partiamo direttamente. Let's go. Vai! Sono scappato da Milano all'alba perché volevo stare un po' da solo. Da chi si rotola nel piscio e fanga per due cuoricini in più su TikTok. Sono scappato da Milano all'alba con la serata prima tutta in faccia. Sei nato amico e muori da collega delle tue cazzatine che mi frega. Tossicità, oh santo cielo, è già qua. Ho capito che anche così sta venendo una merda la cover. Porco il vostro porco boia, no. Sto cazzo di programma.